e luci che accende verso l'anima e fa riflettere. Raccolgo le emozioni vissute con pieno di nostri belli ricordi. Ci accompagnavamo giorno dopo giorno, da sorriso e pianto. Il nostro ricordo di te fugge via l'orizzonte, soave, sovente, prendendo in prestito la lacrima. Buonasera a tutti gli amici di Cantata da Camera e ringraziamo, anzitutto voglio ringraziare per la disponibilità Jacopo Feliciani, che veramente è sempre fedele e ci segue sempre. Allora, siamo qui oggi, 30 novembre 2012, al Caffè Letterario di Lana di Seta, il meeting poetico che inaugura l'attività di fare cultura, e facciamo una piccola intervista ai poeti che sono intervenuti per la serata. Cos'è per te la tenerezza, Lorenzo? Allora, buonasera intanto, grazie, lo voglio fare anch'io un grazie a Jacopo. Per me la tenerezza si ritrova in tutti quei gesti, in tutte quelle diciamo tendenze che ha l'essere umano fin dalla notte dei tempi, fin dalla primordialità. Tutto quello che è un qualcosa che scaturisce da dentro, dallo spirito e dal cuore. In tutti questi gesti, sia umani che animali, che poi l'uomo non è altro che un animale, come tutti gli altri, si ritrova la tenerezza. Grazie. Ringraziamo Lorenzo Ricci. Adesso ho una star, la nostra piccola pupilla, Federica Mosca. Io, molto più breve e concisa. Cioè, tenerezza... Cos'è la tenerezza? La tenerezza è amore. E quindi che cos'è l'amore? L'amore è Dio. Quindi che cos'è la tenerezza? Tenerezza è Dio. Veramente profondo il pensiero di Federica. E qua abbiamo un inquisitore, un attore, insomma, l'Etna in Umbria, Paolo Parigi. Buonasera, grazie Jacopo che sta dietro la telecamera, e S3. Allora, beh, la tenerezza, io l'ho detto durante il reading, per me assume dei contorni indefiniti, quindi invade tutti i campi, quindi va dal rapporto uomo-natura al rapporto uomo-uomo, fino a... ad invadere proprio il rapporto dell'uomo, per esempio, con i materiali, quindi di lana e di seta, cioè quindi tessuti di origine animale che comunque possono farci pensare a qualcosa di tenero, sia un filo di lana che, come ho detto nella poesia, può dare origine ad un maglione tessuto con amore e tenerezza, e sia un filo di seta che può dare origine a un tessuto diciamo molto, molto delicato, molto leggero. La tenerezza è infinito, indefinito. Grazie Sandro. Grazie a te Paolo. Valerio, una tua impressione, un tuo commento. No, la tenerezza è un bello argomento, e soprattutto ho scritto una poesia dove la tenerezza l'ho trovata su una ragazza, una mia amica che è scomparsa da poco, che è Gaia Ferretti, e abbiamo avuto questa magnifica ragazza, Michelangelo, che ha fatto il quadro proprio sul tema della tenerezza, e niente, una bella giornata, grazie a tutti. E ora Ducis in fondo, la star, la pittrice che ci ha deliziato con l'action painting durante la performance lirica. Michelangela Martinisi. Grazie mille a tutti e grazie proprio per la compagnia. Allora, diciamo, la tenerezza che cos'è? La tenerezza è qualcosa, diciamo, di bello, è la bellezza, e ovviamente guardando il quadro rappresenta una bellezza, ma la bellezza di chi guarda, cioè la bellezza non è un concetto, diciamo, è un concetto singolo di ognuno, e chi guarda vede qualcosa di diverso. Per me questo è tenerezza e basta, insomma, poche parole. Ora ringraziamo tutti i poeti, vi porto i saluti di Simone Fagioli, che non è potuto essere presente qua per ragioni, per impegni di lavoro. Comunque vi porto tutti i suoi lavori e a tutti gli spettatori di Cantare Camera.
E ecco qua, e inquadrando, pregherai Jacopo di inquadrare questo ultimo lavoro di Michelangelo Martinisi, nato questa sera. Invito i telespettatori ai prossimi appuntamenti di Fare Cultura il 21 dicembre, se ricordo bene, con una serata dedicata sulla fiaba. Quindi aspettiamo il Natale sulla scia della fiaba, sempre sul tema della tenerezza. Poi ci saranno altre cose che vi verranno svelate con l'anno nuovo, i nuovi progetti per il 2013. Merita l'applauso per lei, che vive dal liceo di Tecnologica e Conoscenza di Psicologia, che è tra i nostri piccoli. Molto bene. Guarda, mi vedi qua.